sono già entrate adesso nel rettangolo verde di gioco. Giappone che avrà la divisa blu, invece Slovenia con la divisa bianca, quindi a breve ci prenderemo anche un po' di tempo per ascoltare gli inni nazionali che verranno risuonati proprio qui con tutti già in piedi, pronti ad ascoltare le esecuzioni dei due inni nazionali. Ricordiamo, finale che trasmettiamo in diretta esclusiva qui su Udinese TV. Giappone contro Slovenia, superiorità numerica per la Slovenia che va sulla destra, lato corto dell'area di rigore, prova ad andare fino in fondo, il sinistro Murato chiede un calcio di rigore e poi il miracolo del portiere del Giappone, palla sul palo, incredibile palo colpito da Mutavčić. Fase di studio andata in archivio con una fiammata incredibile della Slovenia. Attenzione, scusa, Nishikawa che crossa, buca l'intervento Yamamoto al centro dell'area di rigore. Eh sì, la risposta del Giappone arriva. Non c'è fallo, palla recuperata dal Giappone, c'è solissimo Brune, ma la palla è per Nishikawa. Nishikawa sterza, potrebbe metterla dentro, invece no, spara su Green, ma c'era Brune solissimo. Rinuncia a pressare alto il Giappone, arriva infatti la palla recuperata, Simic se la porta sul mancino, Simic allarga per Mutavčić, il vantaggio della Slovenia con un gran piazzato da parte di Mutavčić, servito molto bene dal numero 7 Simic. Nulla da fare per Takayama, una brutta palla persa dal Giappone e praticamente al penultimo minuto del primo tempo la Slovenia la sblocca con un gol comunque ben confezionato. Ha fatto qui un grandissimo gol Mutavčić perché è arrivato col tempo giusto su questa palla, ha calciato di destro a giro sul secondo palo. Mentre però seguiamo Simic che strappa il pallone a Iwai. Simic, Prelec può farla uscire con i giri giusti, ancora per Mutavčić, un gol pazzesco di Mutavčić, è l'uomo del match, è l'uomo che sta consegnando la 13ª tornata delle nazioni nelle mani della Slovenia con un tiro a giro pazzesco. Mirko Mutavčić, l'attaccante del Gorica, fa doppietta, ma questo è un gol meraviglioso. Abbiamo capito che sa calciare molto bene in porta, calcia di destro in maniera incredibile, qui è stato servito bene sulla sponda di Prelec, è arrivato coi tempi giusti, ha fatto partire questo destro a giro a palombella. Yamamoto, Meschina, che azione, Yamamoto non la controlla bene, il destro di Yamamoto che butta le ortiche, il gol che poteva rimettere in carreggiata il Giappone. A scambio con Yamazaki, adesso Yamazaki stesso lato corto dell'area di rigore, all'interno palla all'indietro, Kuribara, il Giappone la riapre con Kuribara di mancino, non perfetto forse Domen Grill, ma comunque la palla finisce in fondo al sacco, segna proprio il nuovo entrato, il numero 9 Kuribara, e ci consegna un finale di match comunque tutto da vedere. Matsumoto solleva un buon pallone, la palla resta lì, Yamazaki silura dalla distanza, ancora però un'ottima parata da parte di Grill, la ripartenza decisiva, Kukovec fa correre, c'è sull'uscita di Takayama, coraggioso, la tiene lì Shioki Tamayaka, uscita kamikaze per restare in tema. E arriva il triplice fischio, la Slovenia vince il 13° torneo delle nazioni battendo il Giappone in finale 2-1, decide la doppietta di Mutavčić, gol inutile purtroppo per il Giappone da parte di Kuribara che è arrivato troppo tardi, il Giappone che ha sprecato tantissimo, dicevamo, ai punti la formazione nipponica meritava quantomeno il supplementare, ma alla fine la concretezza della Slovenia e la super giornata di Mutavčić, doppietta per lui, hanno fatto la differenza.